Un grande occhio vigilerà presto sui passeggeri dell'aeroporto di Helsinki. Non è la trama di un nuovo film, ma un sistema di tracciamento che identifica in tempo reale gli spostamenti, come attraverso i telefoni cellulari registrati nella rete Wi-Fi. Il progetto, che dovrebbe essere operativo entro la fine dell'anno, serve per controllare meglio lo scalo. L'obiettivo, spiega il manager della società che gestisce l'aeroporto, è migliorare il servizio e analizzare più a fondo i flussi dei passeggeri all'interno. I viaggiatori, prima di accedere al Wi-Fi, saranno informati del sistema di monitoraggio. Le condizioni di utilizzo prevedono, oltre alle informazioni sui voli, anche la possibilità di ricevere offerte commerciali. Sarebbe utile per me sapere quanto tempo mi serve per arrivare alla porta d'imbarco, ma posso vivere senza pubblicità. Critiche da alcuni gruppi per le libertà civili che temono la violazione della privacy. Non ci saranno grandi problemi se gli utenti non verranno identificati, se al contrario il sistema collegherà i numeri telefonici alle identità delle persone, allora potrà rappresentare una minaccia per la privacy. A raccogliere i numeri identificativi univoci dei cellulari saranno circa 150 scatole bianche, grandi quanto router internet disposte nell'aeroporto. Per sfuggire al Grande Fratello basta tenere il Wi-Fi spento.